chiaro che oggi il grande problema nel nostro paese è prima di tutto questo, l'occupazione dei giovani. È calata perché i numeri dicono che sta diminuendo, anche gli ultimi, quelli di ieri l'altro, ci hanno confermato che sui nuovi occupati il 50% sono giovani, ma non possiamo certo dire che siamo a posto perché abbiamo ancora una disoccupazione giovanile verso il 40%. Però c'è un primo dato, io credo che le politiche per l'occupazione dei giovani stanno prima di tutto nelle politiche generali. O cresce l'economia, o nascono delle imprese, o crescono le imprese che ci sono, altrimenti non c'è nessuna politica che puntualmente può affrontare e risolvere questo problema. Quindi qui c'è da fare una prima riflessione. Questo paese deve tornare ad innamorarsi delle sue imprese. Io continuo a sentirmi dire: ministro, voi puntate troppo sulle imprese per la crescita. Domanda: su chi cavolo dovremmo puntare sulla crescita? Questa è una cosa che mi sembra... Mi dicono: ma voi fate una cosa utile all'impresa che parrebbe significare dannosa ai lavoratori. Ma in quale libro l'avete letto voi sta roba, che se una cosa aiuta l'impresa fa del male ai lavoratori? Io non ho mai trovato un libro che dica questa cosa qui. Quindi facciamo delle buone politiche per la crescita, poi dobbiamo fare delle buone politiche che aiutino i giovani a fare esperienza, ad avere una occupabilità. Questo è quello che stiamo facendo, lo facciamo con Garanzia Giovani, lo facciamo con iniziative per promuovere nuove imprese, quindi politiche generali per la crescita e azioni dirette per i giovani.